Canon rinnova la propria gamma di videocamere non solamente consumer, ma introduce alcuni nuovi modelli nella gamma professionale. In questo caso abbiamo la nuova XA10, è un prodotto nuovo per quanto riguarda Canon nella fascia professionale entry level, videocamera compatta, Full HD nativo da 2 megapixel, ottica grandangolare 30 mm che può arrivare fino a 24 mm grazie all'ottica grandangolare aggiuntiva. Massimo controllo, gestione della ghiera di alcune funzioni come autofocus, ma soprattutto nella compattezza, un prodotto gestibile tramite l'impugnatura e non solo, la presenza di due ingressi XLR per gestire l'audio anche tramite due canali extra rispetto a quelli tradizionali. La videocamera si caratterizza per la presenza di due slot per schede SD, la registrazione può avvenire simultaneamente in entrambe le schede per avere anche un backup immediato. All'interno della videocamera è presente anche 64 GB di memoria interna, quindi la possibilità extra di avere già dentro la macchina un supporto di registrazione. L'audio, come si è detto, i due canali audio aggiuntivi, ma anche l'audio interno alla macchina è stato migliorato rispetto al passato, quindi maggiore sensibilità, maggiore controllo dei rumori e gestione anche di una ripresa in fase di audio monodirezionale o di un audio stereo. La videocamera ha un display touchscreen da 8.8 cm, ma anche la presenza di un mirino, quindi veramente pratica e utilizzabile da tutte le richieste del mercato. Il prodotto sarà in vendita a partire da aprile. Un nuovo modello che a parte questo si aggiunge nella videocamera HD di Canon è il modello XF100, questo è già in vendita dal mese di febbraio, è un modello che rispetto a quello più piccolo innanzitutto è lo stesso sensore, ma non si parla di UHD ma si parla di MPEG-2 con campionamento colore 4:2, quindi si va su una qualità del colore soprattutto più avanzata. Anch'essa ha una ghiera per gestione delle funzioni. Il supporto memoria si passa su compact flash, anche questo doppio slot, ottica sempre grandangolare 30.4, tra le varie funzioni si possono anche vedere tante funzioni immediate, professionali, ma anche la possibilità di selezionare fino a 34 impostazioni personalizzabili, quindi veramente una piccola macchina ma di utilizzo professionale. La macchina sarà in vendita a partire da febbraio sui 3.800 euro arrivati al pubblico. A fianco a questo è presente anche il modello 105 che presenta in più rispetto alla 100 connessioni broadcast quali Genlock e Timecode. Quindi veramente il massimo sia in ambiente aperto che in studio televisivo.